Settimana con pioggia, maltempo e disagi alla viabilità. Ovunque strade allagate, crolla un albero al Castiglione, cede l'asfalto e si apre una buca sulla strada a Forio in località Quotto. Forio Piazzale Citara, dopo lo sgombero tensione altissima questa mattina, nuovi controlli della polizia locale per verificare le operazioni in corso. Intanto Augusto Coppola dichiara "Sono io il cittadino accusato dal sindaco Francesco Del Deo di aver provocato lo sgombero del Piazzale di Citara". La dieta mediterranea alla base del vivere sano, una corretta alimentazione aiuta a vivere meglio. I consigli del dottor Antonio Fogliame, cardiologo. Lo sport, il calcio, promozione, vola la nuova Ischia, ha battuto il Bacoli per 2-0. La doppietta di Matarese estende la formazione fregrea. Gigi Mennella para un rigore. Le interviste agli allenatori di Meglio e di Stefano. Il dopo partita di Parano Mondragone 2-1 con le interviste dei mister Monti e Nutolo. E dopo il telegiornale la trasmissione sportiva del lunedì a Bordocampo. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Apriamo quindi con il maltempo, i gravi disagi che sono stati causati dal cattivo tempo nel fine settimana appena trascorso, un albero crollato al Castiglione, allagamenti e cedimenti di asfalto un po' dappertutto. Vediamoci il servizio di Gennaro Savia nelle ultime ore pioggia e vento stanno causando pericoli e disagi un maltempo che al momento non appare certamente d'allerta meteo ma che provoca pericoli e disagi a causa del totale abbandono in cui versa il territorio isolano strade che cedono a causa di lavori pubblici non eseguiti a regola d'arte allagamenti che si continuano puntualmente a verificare lungo le strade fatte oggetto di costosissimi lavori, alberi che crollano e pali che rischiano di schiantarsi al suolo sono solo alcune conseguenze della mala politica imperante nei sei comuni isolani dove oltre all'abbandono sociale manca il minimo controllo del territorio. Nel comune di Ischia sono state momentaneamente chiuse al traffico automobilistico e pedonale via Gigante e via Gemito a causa di un palo a rischio crollo la cui presenza potenzialmente pericolosa nel passato era già stata segnalata da alcuni cittadini. Nel comune di Casamicciola Terme invece in zona Castiglione un albero è crollato sulla strada tanta paura ma fortunatamente nessun ferito e traffico in tilt per parecchio tempo sino a quando i vigili del fuoco non hanno provveduto a rimuovere il tronco che aveva di fatto diviso in due la carreggiata. Per la cronaca ricordiamo che Dani, i dirigenti del Partito Comunista Italiano Marxista Leninista, chiedono con forza il monitoraggio dei possenti alberi presenti in via Castiglione e che preoccupano un poco a partire da quelli che svettano lungo le pareti che costeggiano la strada. Il maltempo delle ultime ore non ha risparmiato, come sempre, il manto stradale. Con gli allagamenti spesso seguono gli smottamenti. E dopo quello che abbiamo già segnalato sabato alle pietre rosse, con una parte del manto stradale letteralmente sradicato e transennato, è sempre il territorio di Forio a presentarsi con una gruviera dopo l'acquazzone. Poco distante infatti dall'altro caso, nella zona del culto, un'altra voragine, la vedete, si è aperta sulla strada, costringendo così a correre ai ripari e rendendo la vita difficile agli automobilisti in transito nella zona. Anche qui infatti scattano le transenne per interdire l'area pericolante in attesa dell'ennesimo intervento di sistemazione, aspettando sempre la prossima pioggia. Ed è stato sostituito il palo in PPC dell'Enel che rischiava di cadere. Il palo di Via Gemito probabilmente era stato urtato con violenza da un'autovettura ed era rimasto in bilico nella giornata di ieri, tanto da consigliare alla polizia locale, intervenuta sul posto, di interdire la strada sia al traffico veicolare che al transito dei pedoni. Via Gemito a Ischia è tornata così oggi, stasera, ad essere di nuovo aperta al traffico sia veicolare che pedonale. I ignoti stanno attentando alla sopravvivenza dei due platani radicati nello spiazzo antistante della Biblioteca Antoniana di Ischia. La scoperta è del centro studi dell'isola di Ischia. Si tratta di un gravissimo atto doloso compiuto da gnoti a carico del verde pubblico del comune, sottolinea il Presidente del Centro Studi Antonino Italiano. I due alberi hanno mostrato già dal mese di agosto segni di sofferenza. Per questo motivo il centro studi ha chiesto all'agronomo Franco Mattera di accertare la causa del fenomeno. La visita accurata del professionista comunica il presidente italiano ha dato come responso l'avvelenamento due alberi con una sostanza chimica sistemica dal forte potere fitotossico somministrata per irrorazione delle parti verdi dei due alberi. Probabilmente si tratta di glifosate, ma il risponso ultimativo si potrebbe avere con un'analisi spettrofotometrica da eseguire in un laboratorio specializzato. Forio, piazza di Citara, la vicenda resta sempre all'attenzione dell'opinione pubblica. Dopo lo sgombero delle aree prospicienti Chioschi, il Corpo di Polizia Locale sta verificando gli interventi dei privati scaturiti dalla Determina del Terzo Settore, a firma del dirigente Enzorando. La Determina ha ordinato di rimuovere immediatamente le occupazioni di suolo pubblico rilasciate in favore del signor Giacinto Matra, titolare dell'esercizio commerciale Il Panino, della signora Carmela Sacchetti, titolare della omonima attività di bar e rosticceria, e della signora Giuseppina Monti, dipendente della ditta Mare Gigi. Questa mattina. Tra richieste di nuove autorizzazioni e controllo delle operazioni in essere ci sono stati altri motivi di attrito tra i titolari delle attività della piazza, vigili urbani e che aveva fatto richieste di suolo pubblico senza averne avuto riscontro, la signora Teresa Del Deo. La tensione nella zona resta sempre altissima. E a proposito di Forio, sono io il cittadino accusato dal sindaco Del Deo di aver provocato lo sgombero del piazzale di Citara, lo dichiara Augusto Coppola ai nostri microfoni. Sentiamo. Per lo sgombero della piazza di Citara il sindaco del Deo ha accusato un cittadino, un cittadino che è pronto a fare denunce, tante denunce. Augusto Coppola, ti ritieni tu quella persona? Certo che mi ritengo io. Uh, mi sono visto nelle sue parole. Ovviamente che un sindaco attacchi un cittadino così comune, un cittadino normale è qualcosa di vergognoso. Io gli ho risposto sul mio profilo Facebook relativamente alle domande che faceva su come campavo, quello che facevo, quello che non facevo. Si era posto degli interrogativi pubblici, io non so neanche a qual titolo. Gli ho risposto, gli ho detto da dove vengo, cosa faccio, chi è la mia famiglia, gli ho accennato. Poi gli posso anche eh, parlare ulteriormente di me e della mia persona. Vabbè, io penso che sia il caso per tutti quanti noi intervenire dal punto di vista pubblico. In effetti c'è cioè, la situazione dello sgombero, pare abbia danneggiato tante famiglie che vivevano di questa attività. Certo, quando era Teresa, a, praticamente a collocale chiuso a Languire, con tutte le problematiche che ha anche relative al figlio, e penso che hai avuto modo di, di vedere in passato, tutti se ne fregavano. Teresa ha rincorso personalmente il sindaco più volte, l'ha rincorso e ha pregato di, di fare qualcosa. Lui non ha fatto niente, assolutamente, non ha voluto sforzarsi di trovare una, una soluzione immediata per evitare quello che poi oggi sta succedendo. Poi siamo, abbiamo parlato con assessori, dirigenti, il Presidente del Consiglio Comunale Michele Reggine che è stato l'unico un pochino più eh, recettivo, ha cercato di approfondire un po' il tutto. Comunque se siamo arrivati oggi a questo non è che è colpa mia, se i dirigenti del Comune che il Sindaco sta sconfessando, augurandosi che il, eh, i chioschi vincano il ricorso Altar, eh, se questi dirigenti hanno, hanno proceduto nei confronti di questi occupanti solo pubblico, significa che ce n'erano i presupposti. Significa che Teresa aveva ragione che la denuncia che ho aiutato a scrivere a Teresa, che gli ho scritto io, perché Teresa è una persona intelligente, ha ottima memoria e tiene una documentazione spaventosa. E quindi io ho avuto da dove attingere, poi ha fatto richiesta agli atti, quindi degli atti del suo vicino, eh, ma tutto questo sta succedendo e questo si allargherà a tutto il paese, ma non per colpa mia. Una corretta alimentazione aiuta a vivere meglio, dobbiamo nutrirci con i prodotti presenti nella dieta mediterranea che è alla base del vivere sano. Ne abbiamo parlato con il dottor Antonio Fogliame, cardiologo. Sentiamo. Frutta, verdura, fa sì che queste sostanze, evitando purtroppo i grassi animali, che sono quelli ricchi di colesterolo. Se facciamo questo tipo, olio di oliva extravergine, mi raccomando, che è fondamentale sulla, sulla, sulla tavola di colui che vuole diminuire o mantenere costanti i valori di colesterolo. Ecco, seguendo queste piccole, ehm, piccole diciamo, informazioni, questi piccoli consigli, ecco. Io ritengo che qualunque cosa mangiamo qui al sud, dalla pasta col pomodoro al pesce, ai contorni di verdura, ehm, ai frutti rossi: eh, io sono un grande stimatore di tutto ciò che è di colore rosso, dal radicchio rosso alle barbabietole, ai mirtilli alle more che tra poco usciranno. Fare incetta di questi frutti rossi serve a mantenere l'organismo non solo in perfetta condizione fisica, ma anche da un punto di vista circolatorio in modo ottimale. E i dolci? Eh, I dolci purtroppo, io sono, io sono a dir poco golosissimo di dolci, però non vanno assolutamente d'accordo con nessun tipo di dieta mediterranea. Per cui mh, un dolce fatto in casa, fatto per bene, si può prendere tranquillamente, ma soprattutto evitare le, le creme, che sono quelle che danno più problemi. Mercoledì prossimo, 21 settembre, in occasione della festa di San Matteo. Alle ore 19.30 nella Chiesa Cattedrale, Monsignor Vescovo Pietro Lagnese presiderà la solenne concelebrazione eucaristica per l'apertura del nuovo anno pastorale diocesano. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta da Telerischia. Il Comune di Ischia ha emesso un avviso pubblico allo scopo di individuare partner per l'attuazione di un progetto da candidare per il finanziamento dei flag. Il progetto mira ad attuare strategie per lo sviluppo locale della pesca e dell'acquacultura orientati, tra l'altro, a migliorare lo sfruttamento ambientale delle zone di pesca a rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori. Possono candidarsi al ruolo di partner istituzioni, agenzie, organizzazioni, partner del settore privato ed associazioni. Le candidature dovranno essere prodotte in busta chiusa e presentate entro il 23 settembre alle 12 all'ufficio protocollo del Comune di Ischia utilizzando il modello allegato all'avviso pubblico. Secondo alcuni pochi si è trattata di una giornata storica, per altri la maggioranza silenziosa dell'ennesima giornata di chiacchiere. Ci riferiamo, sottolinea il gruppo consigliare per Procida, al convegno organizzato dall'amministrazione comunale che si è tenuto venerdì scorso nella chiesa di Santa Margherita su quello che sarà il futuro del Palazzo D'Avalos e dell'ex struttura carceraria. Come gruppo per Procida riteniamo che tutte le iniziative possono essere utili per raggiungere gli obiettivi prefissati per cui non bocciamo a prescindere il confronto avviato. Auspichiamo, dicono che sindaco ed amministrazione ritengano democratico estendere la discussione sull'argomento per un eventuale contributo anche alle forze politiche di minoranza. Ci farebbe piacere, dice per procida, che il sindaco Ambrosino e l'amministrazione ci rendessero partecipi dell'idea di forza che intendono portare avanti e intorno alla quale chiedere investimenti pubblici e privati. E siamo alla pagina sportiva, il calcio. Prima sconfitta stagionale per il Procida, che cade al Papa di Cardito contro la Fragolese. 2-0 il risultato finale, un gol per tempo per la formazione locale, con i biancorossi padroni del campo per gran parte della gara, ma incapaci di raddrizzare una partita sbloccata nella prima frazione. Il Procida parte bene facendo la partita sin dai primi minuti. E sempre per il campionato di eccellenza non va giù la sconfitta dell'allenatore del Mondragone battuto dal Barano per 2-1. Per Mister Nutolo il pareggio sarebbe stato il risultato più equo. Sentiamolo. Allenatore del Mondragone, Mister, eravate riusciti a trovare il pareggio in una partita che è sempre stata aperta, alla fine però non siete riusciti a vincere. Ma io credo che per quello visto in campo il pareggio secondo me sarebbe stato il risultato più giusto. Purtroppo paghiamo l'ingenuità dei nostri giovani, sicuramente un arbitraggio non, non dico a favore o a sfavore, ma non all'altezza, perché sicuramente nel momento in cui un arbitro incide nel risultato di una gara, eh, non credo abbia fatto bene il suo operato. Però al di là di questo credo che oggi la nostra scuola ha dimostrato... Di, di avere voglia di lottare, di, di sudare per raggiungere l'obiettivo finale, quello della salvezza. Purtroppo analizziamo l'ennesima sconfitta, lo dicevo prima dentro ai miei collaboratori, tre partiti ufficiali, quattro calci di rigore contro. Non lo so se, stiamo, se siamo noi così polli o se sinceramente gli arbitri sono troppo leggeri a volte nell'indirizzare le gare. E... Verso, verso delle strade secondo me sbagliate. Ecco, sui rigori di oggi ce ne sono stati due, a qualche dubbio dalla tribuna ci sembravano essere, qual è la sua opinione? Io credo che il secondo rigore ci sia tutto, io analizzo l'errore in partenza del mio giocatore, però credo che sul primo calcio di rigore ero a campo aperto a 20 metri, credo che molto francamente poteva tranquillamente non fischiarlo, non sarebbe successo niente. Poi, voglio dire, mi sa che loro sono un po' troppo eh, incisivi in questo senso nel, nel fischiare e, e forse poteva esserci un calcio di rigore per noi qua nel secondo tempo, dove non, no, non, ha, non ha preso nemmeno in considerazione l'ipotesi di poterlo fischiare, quindi tutto qui. Per quanto riguarda Siciliano, che aveva iniziato la, la preparazione qui a Barano, secondo me ha giocato un'ottima partita quest'oggi, ho visto che l'ha impiegato soprattutto come playmaker, veniva a prendersi la palla da dietro. Carlo è un giocatore importante per noi, un giocatore che con le sue giocate mette in condizione la nostra squadra di poter girare, di poter trovare come sull'azione del gol, le imbucate giuste. Purtroppo oggi c'è da recriminare una poca incisività in fase realizzativa, abbiamo avuto la palla subito per l'1-1 con l'Iccardi, non siamo stati lesti e cattivi nel buttarla dentro, poi purtroppo crei l'errore col giovane e perdi la partita, è tutto qui l'analisi della gara. Il Barano quindi vince la sua prima partita di campionato. Mister Monti soddisfatto della prestazione dei suoi. È un campionato difficile, bisogna saper gestire le situazioni negative e lottare fino alla fine. Sentiamo il mister. In questo campionato di eccellenza, eh, partito bene, secondo me la sua squadra poi dopo nel secondo tempo è un po' indietreggiata, però siete riusciti comunque a vincere. Sì, è importante che siamo riusciti a vincere. Diciamo delle volte in delle ripartenze abbiamo affrettato l'ultimo passaggio, abbiamo, non abbiamo cambiato gioco perché negli spazi potevamo fare qualcosa in più, poi eh, c'è stata ancora un po' di stanchezza perché eh, la condizione non è che da una settimana all'altra puoi migliorarla, infatti il primo tempo era migliorata, però poi a lungo andare qualcuno ha cominciato a sentire la fatica, qualcuno era un po' acciaccato, lo stesso Vincenzo, lo stesso Pasquale Savio che mi ha... Chiesto di uscire, eh, Mario, il secondo tempo dopo che aveva corso molto il primo, era un po' affaticato e un po' meno lucido nelle, nelle situazioni, però eh, dobbiamo fare comunque. Eh i complimenti secondo me a parte al Mondragone che ha lottato su ogni palla, una squadra arcigna, dura, con delle buone individualità ma soprattutto secondo me al campionato perché si preannuncia un campionato molto difficile con tutte le squadre attrezzate in un certo modo che non è facile diciamo avere la meglio non trovi quelle squadre che come tante volte eravamo abituati a vedere che vinci una partita 2-3-4-0, devi soffrire lottarle, essere furbo, intelligente, infatti abbiamo preso il gol su una, su una diagonale non fatta. E quindi, come, come sbagli, ti puniscono. Un'altra azione che non siamo riusciti, il primo tempo, a rinviare una palla, loro subito hanno preso il palo. È, è un campionato difficile dove bisogna, ripeto, essere intelligenti, furbi, scaltri e come, come dire, saper gestire anche le situazioni negative e poi lottare: lottare sempre fino al 95esimo e non, non dare mai niente per scontato. Mister, due cambi obbligati perché si sono fatti male sia Palmiro che poi Sirabella e mi dicevi anche Savio praticamente ti ha chiesto il cambio. Sì, sicuramente, forse quello di Savio l'avrei fatto lo stesso anche se non per passare con una difesa a 5 che loro giocando con due punte con questi lanci lunghi da dietro ci trovavamo con i due difensori centrali uomo contro uomo e quindi volevo un altro difensore per una eventuale copertura preventiva e quindi l'avrei fatto lo stesso portando Mario più avanti. Mi serve un commento sulla partita di Cantelli, quest'oggi all'esordio dal primo minuto in campionato ovviamente è subentrato a, Varure, a Varone, ottima gara secondo me. Ma ha dimostrato una buona personalità perché la, la, la tecnica lo sapevamo che ce l'ha, un po' di rapidità nello stretto sapevamo che ce l'ha, ha dimostrato una buona personalità, deve, deve ancora migliorare sotto il piano tattico nel modo di stare in campo, quando deve stringere, quando deve allargarsi, tutte queste situazioni che man mano lavorando il ragazzo potrà migliorare. Promozione, non senza soffrire la nuova Ischia vince alla prima in casa contro un ben attrezzato Bacoli. 2-0 il risultato finale. Gara senza grosse emozioni fino a metà ripresa, poi rigore per il Bacoli e prodezza di Luigi Mennella. Mister Isidoro Di Meglio cambia e la mossa risulta felicissima. Dentro Matarese al posto di Arcobello, ed il giovane Foriano regala in piena zona Cesarini la doppietta per festeggiare la vittoria e il primato in classifica. Vediamo la sintesi. Ischia e Bacoli, campionato di promozione con molta prepotenza. Poche ore fa, però, questo fa anche capire la grandezza di questo diciamo, stadio, di questo impianto perché con l'acqua che ha fatto, comunque, si sta riuscendo a giocare. Quindi. Si propone il numero 9 Arcobelli sull'auto di sinistra, sovrappone Silvitelli, entra in area Silvitelli, la dà dietro Arcobelli il tiro, prima azione pericolosa della nuova Ischia. Salta l'avversario, l'1-2, ancora Mazzeo in aria, occhio al tiro del Bacoli, parata facile di Mennella. Occhio al calcio di punizione, alla battuta c'è Costagliola. il cross al centro, la staccata di testa, pallone che termina, che termina alto. È iniziato il secondo tempo tra Nuova Ischia e Bacoli. Sibilla. Dal Bacoli ora Rigotti. Qualche istante fa ammonito. Pallone dentro per Lepre che cade. Calcio di rigore per il Bacoli. Gino Mennella. Che di rigore ne ha parati tanti. Matteo e la paramennella! Occhio, non è finita! La paramennella! 10 da giocare più il recupero 0-0 tra nuova Ischia e Bacoli Sibilla. Matarese resta lì. Va al cross di massa. Pallone buono. Mendilla la mette giù. Mendil deviato. Peccato mister. Questa poteva essere una buona occasione. Battuto subito questo calcio d'angolo da Marano. Pallone che resta lì. Stacco di testa di Di Costanzo Mi... E si impenna. Mendillo non deve commettere fallo, pallone che resta lì, il cross di Chiariello! occhio a Marano, il gol, anzi non è Marano, il gol della nuova Ischia. Nuova Ischia in vantaggio, 1-0. Nel frattempo, prima però quindi tra dieci giorni, ci sarà la Coppa Italia. Occhio adesso, traversa piena di Paradiso Pallone, che di 2-0! Ancora Matarese! Ed ora sì che la partita è finita, 2-0 di Matarese. E termina qui la Nuova Ischia, vince nella prima uscita al Mazzella, 2-0 dopo. Quindi la nuova Ischia vince la sua prima partita al Mazzella di fondo bosso, ma Mister Isidoro di meglio non è apparso molto contento della prestazione dei suoi ragazzi. Lo ascolteremo tra poco dopo averlo intervistato al termine di questa partita e delle le cui azioni principali abbiamo appena visto, ma sentiamo di meglio. Il di meglio della nuova ischia, mister quarta vittoria consecutiva stagionale per la sua squadra. Seconda in campionato, arrivata dopo un rigore parato da Gigino Mennella, che forse vi ha dato quell'energia in più per provare a vincerla dopo una partita un po' noiosa. Sì, non è stata, non abbiamo fatto una buona partita sotto il profilo. Sì, non è stato, non abbiamo fatto una buona partita sotto il profilo del gioco, sotto il profilo della personalità. Siamo venuti meno, però era anche preventivabile perché, comunque, in considerazione che Camorani si è unito a noi da due giorni, Capoano praticamente non l'ha avuto a disposizione tutta la settimana. Ieri abbiamo tentato di recuperare, abbiamo forzato un po' la mano però diciamo, è arrivata qualche risposta importante da qualcuno che Odì aveva utilizzato uh, meno mercoledì. Lo stadio è risultato come un gol sulla parata di... Però, diciamo, è arrivata qualche risposta importante da qualcuno che Odì aveva utilizzato uh, meno mercoledì. Lo stadio è esultato come un gol sulla parata di Gigino Mennella, tutti si sono affidati a lui in quel momento, è stato come un rivivere emozioni passate. Ma assolutamente sì, voglio dire, non, non lo scopriamo oggi Luigi Mennella che le, le, le sue doti, le sue qualità sui calci di rigore. È una, è una persona su cui facciamo affidamento. È uno che, nonostante l'età, io credo riesca ancora a fare la differenza. Il campo mi sta dando ragione. Mister, il cambio di Matarese per Arco Belli alla fine ha avuto ragione tu, ha avuto ragione lui perché Matarese poi ha segnato una doppietta. Ma diciamo che avevo preventivato insomma il fatto che Arco Belli non potesse reggere tutti i 90 minuti su questo campo con la pioggia in considerazione che poi mercoledì comunque lo avevo fatto giocare quasi 50-60 minuti quindi avevo messo in preventivo di una staffetta con, con Mataresa ho preferito partire con lui perché magari su un campo così pesante ho preferito i suoi chili alla scaltrezza, alla velocità di Matarese, però poi dopo, alla fine eh, ci è servita. Mister, un commento anche su questo Bacoli Sibilla, eh, confermato quello che tu avevi detto nell'intervista prepartita, nel senso che è stata una squadra comunque che vi ha dato molto fastidio e che secondo me dirà la sua in questo campionato insieme a voi? Assolutamente sì, una squadra fatta di gente esperta, eh, una squadra ben, ben, ben messa in campo che ci ha creato... Non pochi, non pochi grattacapi, eh, abbiamo creato qualcosa il primo tempo, abbiamo avuto qualche, ecco, forse noi il calcio di rigore l'abbiamo avuto in movimento proprio all'inizio con Arcobelli che ha eh, calciato a botta sicura ha colpito il difensore sulla linea di porta e, o, o magari il colpo di testa di Di Costanzo sul calcio d'angolo di Como che magari ci avrebbero potuto eh, far assistere a una partita diversa. Nel dopopartita, sull'altra panchina, l'allenatore del Bacoli Sibilla De Stefano è apparso molto deluso dal risultato del campo. Non dovevamo perdere questa partita, ma sono dice fiducioso per il futuro. Sentiamo. Siamo con mister De Stefano, allenatore del Bacoli Sibilla. Mister, una partita non facile da giocare qui, viste anche le condizioni del terreno di gioco, visto anche il meteo sul calcio di rigore battuto da Mazzeo. Forse eh, la partita si, si poteva sbloccare in vostro favore e non è andata così? Ah beh, sono episodi che fanno parte del calcio. Mazzeo, la settimana scorsa, ha realizzato una doppietta di cui uno annullato, quindi sarebbero stati tre gol fanno parte del calcio, dispiace perché visto le condizioni del meteo avevamo preparato la partita in un certo modo stando sotto la linea della palla per poi attaccare loro che avrebbero sofferto le nostre ripartenze proprio con Mazzeo e Lepre. È chiaro che fa male, fa tanto male perdere così perché a tratti penso che abbiamo fatto veramente una grossa partita. L'episodio del calcio di rigore ci ha penalizzato un po', però la rabbia è che ho detto ai miei che se non si poteva vincere una squadra importante come la nostra una, una gara del genere non la deve perdere in effetti qualche cosa da rivedere in fase difensiva anche sui due gol subiti e siamo venuti qua non è voglio dire i sei mani il calcio non contano siamo venuti veramente rimaneggiatissimi avevamo giocatori contati con due due difensori fuori eh, in settimana sono andati via dei giocatori importanti però ringrazio tutti voglio dire i miei che hanno fatto una grossa partita è chiaro che qualcosa lì dietro dobbiamo migliorare un attimo però sfido chiunque venire qua in un campo del genere a fare una partita di personalità come l'abbiamo fatta noi potevamo vincere, potevamo perderla poi ci è girato male però secondo me guardiamo fiduciosi avanti dopo questa partita Mister, negli ultimi giorni si è parlato della Sibilla più che altro per vicende societar societarie che cosa si sente di dire in merito a questa situazione? Sono cose che lascio a loro. Il presidente Capuano ha ricompattato di nuovo tutto l'ambiente, ci fa sentire tranquilli, ci fa stare bene. Eh, queste vicissitudini, paradossalmente, ci hanno unito di più. Lo dimostra il fatto che, ripeto, abbiamo fatto una partita di grosso sacrificio. A cospetto di una squadra voglio dire, che anche lei va per la maggiore nel campionato. Eh, io penso al campo, penso ad allenare, le cose societarie le lascio a loro. Appuntamento questa sera con la trasmissione sportiva di Teleischia a a Campo che dedicherà ampio spazio ai campionati di eccellenza e promozione con approfondimenti su Barano, Real Forio, Procida e Nova Ischia, con servizi filmati ed interviste in esclusiva. Saranno presenti in studio l'ex calciatore dell'Ischia Isola Verde ed ora allenatore della Nuova Ischia, Isidoro Di Meglio, il presidente della Società Ischitana Ivano Balestrieri, il calciatore e capitano del Barano Pietro Ferrari ed il giornalista Simone Bicidomini. È previsto un collegamento telefonico col giornalista Mario Lubrano per commentare la gara a Volese Procida. Sarà possibile l'intervento dei telespettatori come sempre tramite Facebook o il telefono. La trasmissione va in onda subito dopo questo telegiornale, con le successive repliche. Può essere eseguita non solo sul digitale terrestre, ma anche in streaming su PC, tablet e smartphone. Ieri mattina si è svolta la seconda edizione della Salomon Running Milano, gara Hard Alliance Top Cup. Alla competizione ha partecipato anche Michelangelo Di Maio, presidente dei forti e veloci Dischi e consulente Alliance Bank il quale si è classificato secondo alleanze 38esimo assoluto su circa 1100 partecipanti. Gara di trail running, cittadino molto impegnativa muscolarmente, ma ideale per la preparazione della Ischia Dream Run in programma per il prossimo 16 di ottobre. E come sempre in chiusura, uno sguardo al meteo per la giornata di martedì. Il temporaneo e lieve aumento della pressione atmosferica garantirà per molte ore condizioni di cielo poco nuvoloso, ma dal pomeriggio la nuvolosità tornerà ad aumentare. Temperatura in aumento, venti moderati da ovest, mare mosso. Bene, vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio quindi al Bordocampo, al direttore Enrico Buno e ai suoi ospiti. E noi ci vediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.